una notte d'estate. Una giovane di nome Filomena fu vittima di un inquietante incubo. Risvegliatasi di colpo, la ragazza sentiva il cuore andare all'impazzata e sforzandosi di ricordare quanto aveva sognato, quasi le venne il mal di testa. Immagini fioche e sibili impolverati dai primi bagliori le frullavano nella mente, ma una cosa era certa di ricordare. Era il volto di un uomo, così pallido da sembrare morto. Il suo pianto aveva un retrogusto di rimorso e nel mente pregava Filomena di ascoltare un segreto tanto prezioso quanto terrificante. Dalle labbra dell'uomo uscirono ansimanti parole d'aiuto, o forse di autocommiserazione. Di questo la giovane non era sicura. Confusa, decise barcollante di alzarsi dal letto. E nell'aprire la persiana, insieme al vento che sapeva del basilico di giugno, le sfiorò all'orecchio una voce familiare. «È tutto nell'archivio del tuo amato padre. Oh cara ragazza mia, aiutami tu!» Era l'uomo sognato. La ragazza non riusciva a crederci. Presa dall'irrazionalità, corse nel corridoio, poi giù per le scale di marmo, fino ad arrivare di fronte alla porta dell'archivio privato del padre. La mano aprì la porta senza che Filomena potesse essere d'accordo e la stessa mano iniziò a frugare tra i cassetti finché non trovò una lettera, probabilmente scritta 100 anni prima. La grafia era sbavata, tremolante e catturò immediatamente la sua attenzione. «Sto morendo, per volontà tua o di Lucifero, quel bastardo che mi ha fatto convivere con sto fardello tutta la vita. A furia di far finta di niente, quasi me ne stavo dimenticando. E invece no. Oggi la mia fine è alle porte, e sulla soglia si risveglia il mio cupo ricordo. Mi sta guardando con gli occhi della dannazione e mi aspetta con un frettoloso rancore. Ora son qui, sperando nell'ascolto tuo o di qualche bella ragazza che impietositosi di me potrà mai perdonare ciò che feci. Quella notte, la sorella mia, la donna più bella e dignitosa della famiglia, che teneva in mano la nostra solida reputazione di mercanti, entrò in quella oscena e sporca camera da notte. La stanza dello sporco e povero commerciante che per noi lavorava da tempo. Il disgusto nel vederla mi mortifica ancora. Tutti gli sforzi per trovarle un bel gentiluomo benestante e degno di lei si erano andati a dannare, come la dignità mia e di mio padre. Fosse stato per i miei fratelli, sarei entrato ammazzando l'uno e poi l'altro, passando la storia come Gianciotto. Elisabetta non era moglie, ma sorella. Era sangue del mio sangue. Lei era mia. Il bene che le volevo mi mobilizzò e per nobiltà d'animo giuro che aspettai il giorno dopo, attendendo che i due finissero il disgustoso peccato. Mi sembra di star sporcando le mie labbra con le stesse parole mie. Aspettai e la mattina seguente il verdetto fu rapidamente raggiunto. Giuro che ora, al solo pensiero, sento l'odore della sua fiducia, signore mio. Sento ancora lo stupore, la stoltezza di quel giovanotto che cadde ad occhi chiusi nel nostro miglior inganno. Il tanfo del suo sangue mi tramortisce ancora oggi. Mi sembra di vedere sotto il letto di morte il rosso che lentamente dilagava sulla strada. Sento ancora le braccia stanche, dopo tutti quei pugni, le bastonate, la rabbia, la follia. E giuro sul mio cuore che fu per il bene di Elisabetta. Il maledetto però, una notte, oltraggiò la ragazza anche in sogno. Elisabetta corse come una disperata fino al luogo rivelato da quello che credevamo essere un bravo uomo e scavando la benedetta terra rinvenne il corpo suo. Tagliò la testa al verme e la nascose in un vaso di terracotta rosso e proprio nel fondo del vaso, tra i capelli e la cute, vi piantò del basilico, che annaffiato dalle sue lacrime di desolazione divenne bellissimo e rigoglioso. Nonostante la nostra sorella fosse disperata, noi tre fratelli gli portammo via quel poco che le restava del suo sporco amore. Difatti, quando non vide più il suo vaso macabro, morì annegata dalle sue stesse lacrime. Dio, oggi prego il tuo ascolto, oggi prego dopo tanto tempo, e sono certo che capirai che in questi anni ho taciuto, non invocandoti invano per rispetto tuo. Io però sono sicuro che tu sai bene quanto sia difficile per noi altri non commettere il male. Lo uccidemmo, tutti e tre,
Questo è vero, ma in tre la pena va divisa. E se ora io mi confesso, so bene che tu abbuonerai il mio terzo di delitto. Non è forse vero che tu perdoni tutti? Io lo vedo, il demone sulla porta, che mi sussurra, mi vuole con sé. Io giuro di voler essere perdonato, ma come il rispetto per la mia famiglia mi ha portato a fare quel che ho fatto, oggi non sono tanto meno disposto a scendere a compromessi. O tu oggi mi perdoni, o lei, tra 100 anni, sentendo l'odore di quel dannato basilico, morirà assieme al silenzio di una vita. Il tuo onorevole Messer Currado. Caro pubblico, avete appena ascoltato l'originale riscrittura della mia novella. Entusiasmante non certo come quella che scrissi io. Forse devo riconoscere che ora è meglio espresso ciò che, dalla vicenda di Elisabetta, intendevo far emergere, perché, come ben si sa, lo scrittore non solo deve narrare, ma quanto più educare e fornire utili consigli. Innanzitutto, spero sia chiaro a tutti come in questa novella ci sia un netto scontro tra due mentalità diametralmente opposte. Da una parte Elisabetta è l'emblema dell'amore, visto come istinto e forza naturale che non si può reprimere. Il sentimento che caratterizza la ragazza è infatti totalizzante, dal punto di vista spirituale ma anche carnale, e perciò è necessario che venga manifestato ad ogni costo. Se ci pensate bene, è un po' come l'immensa gioia totalizzante che voi studenti provate al suono della campanella dell'ultimo giorno di scuola. È impossibile trattenersi. Dall'altra parte, in opposizione all'amore dei due giovani, troviamo la logica mercantilistica dei tre spietati fratelli. Qui, a differenza di alcune mie novelle, in cui esaltavo l'atteggiamento e la figura del mercante, come in quella di Landolfo o di Andreuccio, in questa lo voglio mettere in discussione. Il mercante, pur di arricchirsi e di aumentare il proprio capitale, è disposto a violare i propri valori morali, mettendo al primo posto il lavoro e il successivo guadagno, trascurando l'amore e la famiglia.